Buono, Ruben, buono, buono. Gawen, amico, che piacere vederla. Ciao, Ruben. Sto bene, grazie. Lei? Sa, è l'ora del tè, ho pensato di fare un salto a bere un whisky. Ha fatto benissimo. Non c'è gusto a bere da soli. Se sapevo che veniva, prendevo del bourbon decente. Questo è di tutti i giorni. Ah, è solo il momento in cui bevo. Beh, mi sembra d'alto rango, ma la baiata è decisamente vernacola. Per me dice solo quello che sente. Davvero membro della famiglia Spofford. Ha preso da mio padre. Senza ghiaccio, grazie, Butti. Diceva sempre, non me la faccio col riservo. Il riservo è roba da scandinavi. Chi non esprime i sentimenti che Dio ci ha dato non li merita. Siamo a prestito l'uno con l'altro, perciò mostriamo i nostri sentimenti finché si può. Ma vado solo all'ufficio postale a impostare una lettera. Anzi, neanche una lettera, una cartolina. Lettera, cartolina, figurati, chissà cosa stai macchinando. George, parla tu con tua figlia. Sei una meraviglia. No. Mamma, per favore, non agitarti. La ragazza. Lei sta dicendo a mio nipote, Geneva. Gliene avevo parlato? È sua nipote. Bella creatura, vero? E questo ha preso da mio padre. Un uomo slanciato. Un viso lungo. Un paio di occhi azzurri splendenti. Era un peccato che non fossero perfettamente allineati. Nonno, dia alla mamma di piantarla. È sempre lì a preoccuparsi, anche se vado... Signor McGland. Salve. Ma voi due vi conoscete? Da poco, sì. Sì, eravamo sullo stesso treno da New York e io ho smarrito il biglietto di ritorno e mi sono trovato inspiegabilmente senza soldi. Sua nipote è stata così gentile da... È stato niente. Beh, sono felice di averla rincontrata perché, ecco, vorrei sdebitarmi. Ah, ma non c'è fretta, è stato un privilegio. Un momento, hai pagato tu il suo biglietto. Sì, certo. Prendi i soldi. Io mi chiedevo se voi avete modo di incassare un assegnino. È un anticipo dell'università di Yale. Per che cifra sarebbe? $300. Non ho più di $40 in casa. Sempre che non voglia prendere il resto in uova e galline. È un'idea. Magari potrei andare in banca domattina. Forse il signor Scomfort, Pycroft. Mm. Il vecchio Harry non accetta assegni di Yale. Non crede nell'istruzione. Beh, scusatemi tanto, ma devo andare all'ufficio postale prima che chiuda. Aspetti, vado anch'io da quella parte. Ah, magnifico. Buongiorno. Grazie per il drink, Frank. Di che se non l'ha finito? Andiamo? Andiamo. Sarebbe quel poeta che sta violentando tutte le donne di Woodsmoke. Sì. Dovrai fare la coda, Mary. Perché sto traccheggiando qui a Woodsmoke? Mi rendo conto che sono dietro le linee nemiche, ma ci sono alcuni vitali interrogativi sulla vita americana.